Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Emeie e oggi vi porto un nuovo archetipo uscito proprio stamattina, l'ho visto, e su navi fatte di sushi. Sì, ok, questo è quello che sono riusciti a trovare. E anche noi mostri Gizmek a quanto pare, quindi li vediamo entrambi oggi. Come promesso, come vedete, cerco di portarvi più video possibili, ma sempre editati, insomma, non al massimo per il discorso che vi ho spiegato nello scorso video. Se non l'avete ancora fatto, andatelo a recuperare tra l'altro e leggete pure la descrizione, nella quale spiego cose importanti comunque, perché ho visto che molti di voi mi hanno chiesto perché l'audio, la qualità dell'audio è così scadente e nella descrizione appunto leggerete il perché. E comunque, a questo proposito, cercherò anche di rimediare il prima possibile un nuovo microfono per poter registrare comunque video al meglio. Detto ciò, cominciamo subito con appunto le nuove carte uscite. Allora, cominciamo quindi con i Gizmek. Vediamo un attimo. Innanzitutto c'è Gizmek in Abba. Se non sbaglio, in Abba sarebbe coniglio. Infatti, c'è l'immagine di un coniglio. Livello 1, 50-50, 50 d'attacco e 50 di difesa. E puoi usare il secondo effetto di questa carta solo una volta per turno. Il primo effetto dice che quando questa carta viene evocata normalmente, puoi specialare un mostro macchina dalla tua mano, il cui attacco è uguale alla difesa, e metterlo in difesa. Puoi bandire questa carta dal tuo cimitero. Puoi targettare un mostro macchina che controlli con l'attacco uguale alla difesa. Per chi non lo sapesse, i Gizmek hanno tutti questa cosa, quindi sempre l'attacco uguale alla difesa. Un'altra cosa interessante è che anche le statue barriera, per esempio, ce l'hanno, quindi scombano anche con quelle. Infatti, si usava un mostro in combinazione per contrastare Alchifibrax. Si usava un mostro Gizmek che evocava specialmente la statua barriera direttamente dal deck, di modo che poi l'avversario potesse evocare solo mostri acqua. E comunque, per il resto di questo turno non puoi dichiarare attacchi, eccetto con quel mostro, e il suo attacco e la sua difesa diventano il totale dell'attacco originale di tutti i mostri macchina che controlli con attacco uguale alla difesa, quindi si pompa tantissimo l'attacco e di difesa. Secondo mostro 950-950, livello 2, Gizmek Naganaki, dovrebbe essere una specie di pavone, credo, e puoi usare l'effetto di questa carta, il primo e il secondo, solo una volta per turno. Puoi tributare un mostro macchina il cui attacco è uguale alla difesa, evocare special un mostro macchina dal tuo deck con attacco uguale alla difesa, ma con un livello inferiore a quello del mostro tributato, ok? Puoi bandire questa carta dal tuo cimitero, aggiungere un mostro a faccia in giù, mostro bandito a faccia in giù macchina con attacco uguale alla difesa alla tua mano. Va bene, questa mi sembra decisamente buona come carta, anche se forse un po' particolare, cioè devo poi vedere come scombano tra di loro i mostri Gizmek, però non mi sembra male come carta. Poi, Gizmek Tanikuku, questa è una rana. 1450-1450 di un livello superiore a quello di prima. L'attributo poi è sempre diverso, anche se il tipo rimane macchina. E quando questa carta viene evocata normalmente o specialmente, puoi piazzare un mostro macchina dal tuo deck, con attacco alla difesa, in cima al deck. Puoi bandire questa carta dal cimitero, targettare un mostro macchina nel cimitero, il cui attacco uguale alla difesa, e specialarlo in difesa. Mi sembra molto simile, no, più o meno simile, cioè sono tutti effetti che sembrano simili, poi pure gli artwork mi sembrano abbastanza simili. Sono le classiche carte che quando ti trovi contro dici ok, ti devi mettere a leggere effetto per effetto e ti impicci con le carte. Comunque, andiamo con Gizmek Ibuki, livello 4, 1850-1850. Se controlli un mostro macchina con attacco uguale alla difesa, puoi evocare specialmente questa carta dalla tua mano. Buono. Puoi bandire questa carta dal cimitero, targettare un mostro macchina con attacco uguale alla difesa, mandare un mostro macchina con attacco uguale alla difesa ma a livello inferiore del mostro targettato dal tuo deck al cimitero, e se lo fai, quel target, ok, quel mostro sul terreno, guadagna attacco e difesa pari al livello per 100, ok, simile alla carta dell'Orcus di cui adesso mi viene il nome.
E ok, poi La Terreno, Gizmek Legend, con un secondo nome impronunciabile. E puoi usare solo puoi usare l'effetto, il primo effetto di questa carta una volta per turno. Durante la main phase puoi scavare le prime tre carte del deck e se lo fai puoi dissotterrare, scavare, vabbè. Se lo fai puoi aggiungere una carta dissotterrata, macchina, mostro macchina, un attacco con la difesa alla tua mano e bandisci il resto a faccia in giù. Il che non è un problema visto che comunque c'è una carta che appunto ci permette di riprendere le carte bandite a faccia in giù, questa qui. Quindi in realtà buono, molto buono. Ogni volta che mostro macchina con attacco con la difesa viene evocato normalmente o specialmente, metti un segnalino su questa carta. I mostri sul terreno, il cui attacco non è uguale alla propria difesa, non possono attivare i loro effetti mentre questa carta ha 10 o più segnalini. Ok, mi sembra un po' infattibile. Cioè, è vero che... Allora, è vero che da quello che vedo si possono fare tante normal e special con questo deck di mostri di questo tipo per turno, però arrivare a 10 segnalini mi sembra un po'... mi sembra difficile. Comunque come effetto è fortissimo ovviamente, è praticamente una mina mistica, è una mina mistica più forte se ha 10 segnalini, 10 segnalini sopra per questo deck sempre, perché comunque altri deck, appunto tutti gli altri deck non possono utilizzare la terreno perché non ci sono moltissimi mostri con attacco uguale alla difesa. Ok, adesso vabbè, abbiamo visto tutti i Gizmek, passiamo al piatto forte del, scusate la pessima battuta, della recensione, della reazione, insomma, che sono le navi fatte di sushi, le Suship, che cominciano con Rice Suship. Spero che non traducano veramente questo nome in italiano perché si perderebbe tantissimo il gioco di parole. E comunque, vediamo, il primo mostro è... normale, mostro normale, fuoco, attributo fuoco di tipo acqua. Quindi, oltre che di strano, dato che hanno anche proprio tutto il resto. Attacco 2000, difesa 0. E il flavor text, cioè il testo, beh, insomma, questo non è un effetto perché è un mostro normale, ma è lunghissimo. Quindi direi che se volete potete leggerlo, ma io non mi metterò di certo a tradurre tutto questo testo. Comunque, insomma, mi fa piacere che diano più spazio al flavor text delle carte perché è una delle cose che preferisco. Comunque passiamo alla seconda carta, sempre fuoco, attributo e acqua di tipo, quindi credo che siano tutte così, sì. E livello 4, 200-300, puoi evocare specialmente, no, puoi evocare specialmente, di Brown Special Summon the Way of Discard Name, ok, puoi evocare specialmente con il primo effetto di questa carta, solo una volta per turno, puoi usare questa carta, il secondo effetto solo una volta per turno, quindi se controlli Rice Suship, che sarebbe la carta normale, il mostro normale, puoi evocare specialmente questa carta, ok. Durante la tua main phase puoi dissotterrare le prime tre carte del tuo deck e se lo fai puoi aggiungere alla tua mano, devi evocare specialmente un Rice Suship e inoltre mischia, ok, quindi sempre il mostro normale, e inoltre rimischia il resto nel deck. Mi sembra ok, normale, fair. Ok, passiamo all'Oxyz di livello 4, di rango 4, scusate. Sempre fuoco, acqua, Oxyz. 2200 di difesa, quindi anche questo 300 di difesa. Due mostri di livello 4, puoi utilizzare il primo effetto solo una volta per turno. Se questa carta viene evocata Oxyz, comunque io devo un attimino ingrandire, cioè dovrei un attimino far vedere meglio queste carte perché c'è un artwork spettacolare, adesso non me le ingrandisce, ma ho paura che si chiuda la registrazione, ma c'hanno un artwork veramente stupendo. E se questa carta viene evocata Xyz, puoi applicare questi effetti in base ai mostri usati come materiale. Se appunto avete usato come materiale Rice Suship, pescate una carta. Raw Suship, che dovrebbe essere questa, sì. Raw Suship, questa carta può fare un secondo attacco durante ogni battle phase. Secondo effetto dice che una volta per turno, quando un tuo mostro Suship viene evocato specialmente dal tuo extra deck,
Quando un tuo mostro sul ship che è stato evocato specialmente dall'Hextech infligge danno da battaglia al tuo avversario, puoi targettare una carta che controllano e distruggerla. Ok, non proprio fantastico, diciamo che è utile il primo effetto di pescare. Andiamo con la terreno, che è Suship Galley Kaizen. Una volta per turno, se evocate normalmente o specialmente un mostro Suship, anche durante la damage, puoi piazzare una carta sushi dal tuo deck in cima al tuo deck. Una volta per turno, se un mostro sushi viene evocato specialmente dall'extra deck e viene mandato al cimitero da un effetto di una carta dell'avversario, il tuo avversario deve pagare life points uguale alla sua difesa. Poi puoi evocare specialmente una Rise Sushi dalla tua mano e se lo fai, immediatamente dopo, evoca Xyz un mostro sushi utilizzando quel mostro come materiale. Quindi si evoca la barca. L'ultima carta rivelata è una trappola normale, Suship Roll Specials. Quando attivi questa carta, puoi anche rivelare una Rise Suship nella tua mano. Rivela tre mostri Suship dal tuo deck. Il tuo avversario ne sceglie uno da aggiungere alla tua mano e rimischi il resto nel deck. Se hai rivelato Rise Suship, puoi sceglierlo invece che appunto il tuo avversario scelga la carta per te. Se questa carta è nel tuo cimitero, eccetto nel turno in cui è stata mandata lì, puoi bandire questa carta, targettare tre mostri sushi nel tuo cimitero, mischiarli nel deck e pescare una carta. Allora, faccio le considerazioni velocemente perché sennò il video viene troppo lungo. Mi sembrano poche, innanzitutto come carte uscite per il momento. Spero ne usciranno altre perché il tema mi piace veramente tantissimo. E quindi spero non usciranno altre. Diciamo che non vado pazzo per gli effetti. Speravo in qualcosa di più particolare. Mi sembrano effetti simili ad altre carte che già conosco di altri mazzi, di altri archetipi. E spero che facciano uscire qualcosa di più interessante a livello di effetti. Però al momento, come artwork, ci siamo. Direi che è la strada giusta. Gli artwork sono il meglio che potessero inventarsi. Detto ciò, ragazzi, io qui vi saluto. Vi faccio giusto vedere un'altra carta, ecco, questa me l'ero scordata. Un'altra carta che esce sempre in questa espansione dell'OCG, vi ricordo, quindi non esce subito da noi, ma esce prima in Giappone, che sarebbe Dawn of Majesty, che immagino sia tradotto con Alba della Maestà. E questa è una carta rituale che probabilmente va in combinazione con l'archetipo che abbiamo visto ieri, quello dei Magikeys. E dice che questa carta può essere utilizzata per evocare rituale un qualsiasi mostro rituale, si può attivare solo una volta per turno, e puoi evocare rituale un mostro direttamente dal tuo deck, tributando mostri normali nella tua mano, il cui livello è uguale esattamente al livello del mostro che stai provando a evocare tramite rituale. Poi rimischi il mostro evocato special nel deck durante l'end phase del tuo avversario. Evocare il duale dal deck è veramente forte, cioè è veramente forte come effetto. Il problema è qui che bisogna avere un mostro normale in mano, quindi bisogna giocare qualche brick, diciamo. E non so, mi sembra che scombi tantissimo con l'archetipo che abbiamo visto ieri. Fatemi sapere anche voi che ne pensate, fatemi sapere se è una carta che può trovare gioco appunto in una strategia di quel tipo o in qualsiasi altro deck rituale. A me sembra una carta comunque interessante, diciamo. E detto ciò, ragazzi, io vi saluto e vi rimando a un prossimo video. Ciao a tutti!